mediatico, sinceramente, non me lo merito, ma assolutamente, perché non sono fascista, assolutamente, anzi. Al telefono con noi c'è Giorgio Piacentini, il comandante della polizia locale di Biassono, in provincia di Monza, finito su tutti i giornali per aver pubblicato una foto su Facebook travestito da ufficiale delle SS. La gravità sta innanzitutto appunto nell'aver postato questa foto e poi soprattutto nei commenti successivi, dove lui risponde a delle battute, risponde in un modo veramente vergognoso, indegno, in cui dice basterebbe un gruppetto di questi e i problemi sarebbero risolti. Piacentini oggi è barricato in casa ufficialmente per malattia e alle nostre domande ha risposto così. Quello che tutti si stanno chiedendo è come abbia fatto lei, che è il comandante dei vigili locali, a indossare una divisa delle SS. Faccio parte di un gruppo di rievocazione storica. Io sono un appassionato di storia, mi appassionano molto le uniformi in genere, ho vestito i panni del tedesco, dell'inglese, dell'americano, addirittura del partigiano. La frase più grave però è quella che lei scrive nei commenti, e cioè che basterebbe un gruppo di SS per fare pulizia. È riferita alla polizia locale, perché 2 anni fa siamo stati al disonore delle cronache come comando, perché agenti facevano balletti mutande sui tavoli del comando. Io gli rispondo che ci vorrebbero questi per sistemare le cose, certe cose. Insomma, secondo Piacentini, le SS dovrebbero mettere in riga gli agenti della polizia locale che furono ripresi così. L'Associazione Nazionale Partigiani ha chiesto l'intervento del sindaco. Questa persona non può rimanere al suo posto, non può rivestire una divisa che è quella del comandante dei vigili urbani dopo un atto del genere, insomma. Il sindaco condanna l'episodio, ma prende tempo. A botta calda partirei subito da un provvedimento minimo che potrebbe essere la sospensione. Sto raccogliendo tutti i fatti che sono successi, dopodiché proseguirò con quello magari anche più pesante.